Ora il limite è quello. Vedete, lo sapete dov'è che pecca? Ma non sono quello, eh? La legge italiana. La giustizia. La legge italiana, la giustizia pecca nel fatto che è bigotta, non ammette, è bigotta, quindi non è scienza, quindi non potrebbe mai dire verità. Ma si perderebbe nel moralismo. Non è scienza. Bigotti. Non possono. Quindi risultano uguali a quelli che possono. Ma non vogliono. Studi. Studi. Spiego meglio. Giudicare, no? Uno deve giudicare sulla base della conoscenza. Conoscenza. Quindi, se non c'è conoscenza in campo scientifico, ci vuole conoscenza. In alcuni campi magari ce l'hanno e la praticano, la mettono. In altri campi la ignorano. Non possono, non fa parte, fanno tutta una confusione, tutta una cosa. Non c'è, non si può. È così e basta. Il resto non interessa. E no, e sì. Questo non può essere scienza. Non può essere scienza, perché se lo scienziato dice è così e basta, chiudono i libri, chiudono tutte le cose, se ne vanno tutti a casa e basta. Fra qualcun altro, fra qualche anno, ma io ho studiato, ho visto scienziato l'innovazione, la ricerca. No, non si può fare più. O se si fa, si fa finta. Andate, cercate. Come se li mandi a funghi. Quindi. Scienza, se non c'è la scienza, se è negato, se c'è il moralismo, moralismo non può essere scienza. Bigotti, e quindi questo proprio è una dimostrazione del fatto. Ora, prima ho scherzato, però vedete come ci sono problemi. Il moralismo, lo ritorno un'altra volta. E allora, certe persone. Cioè, se siete giustizia, se dovete giudicare qualche cosa, se ci vuole scienza, conoscenza, pure coscienza, pure una coscia, insomma, qualche cosa che sia, se no, coscia non si può dire. No, perché coscia è uguale a petto, è uguale a piede, è uguale al naso, è uguale. Qualunque discorso facciate o fate o falciate o falcioni o persone che, insomma, che vi conoscete fra di voi, è un altro discorso della scienza, della conoscenza. Non potete, se omettete, se omertate. Omertate proprio nel senso omettete, omelette, se
Stupidi, no? Stupidi, veramente, però stupidi. No? Stupidi, fatti stupidi, non scemi, scemati. Infatti, probabilmente gli scemi non esistono. Siamo tutti scemati, più o meno. Quello che si sente più scemato uguale, però non fa finta di niente. Non se ne accorge. Come anche. Uno che fa lo scemo e non se ne accorge. Allora voi non ve ne accorgete o ve ne accorgete o non ve ne volete accorgere. Quindi non è scienza questo. Questa è filosofia. Ecco. Allora, quindi in Italia si giudica tramite moralismo, filosofia, società, appartenenze, tutte queste cose qui. Sicuramente queste. Non può essere scienza, perché la scienza è un'altra cosa. La scienza è volerne parlare, sapere di che cosa parlare, avere dei contatti certi e non certi tantissimi discorsi confusionali con pochissime certezze. Quelle sono le prove. Quando uno parla di prove, bisogna sapere il contenuto, la possibilità, la misura. Se no, prole e prosciutto affumicato è la stessa cosa. Insomma, questo manca all'Italia, capito? Questo è mancato, secondo me, da sempre. Da sempre, non si è cercato mai questo. Forse è una questione etnica, culturale, antica. La posizione, che cazzo ne so, com'è fatta, com'è. Non bisognerebbe andare oltre. Però questo non è stato mai fatto, mai. Per questo bisognerebbe scusare tante situazioni perché vengono scusate, capito? Vengono scusute e ricusute, scusute e ricusute. È un continuo aprire e chiudere situazioni di cui le importanze, i fattori, i fatti discussi sono alcuni dimenticati, alcune tipo operazioni continue. Ma di che cosa? Sulla base di che cosa? Di moralismi, di decisione di chi? Poi, e anche prima, so che prima, poi magari, poi viene messo da decenni. Non è sulla base della scienza. Moralismo, bigotto, un popolo bigotto. Che è così perché è così. Come si può giudicare in maniera bigotta? Non è scienza. Il moralismo non è scienza. Non è niente. Che quello che conosce l'altro, non gli conviene così, a quelli così per come siamo combinati. Gli conviene così ai dirigenti, alle cose, allora si continuerà sempre a cercare di avere dei resoconti, dei cosi per alcune situazioni, lasciando un pochettino di gioco ad altri, lasciando tutto un gioco a premi, è tutta una cosa fatta così. E soprattutto quello che ripeto, quello che sto dicendo, non così. Come si può giudicare? Con precisione, senza la scienza, senza un approccio scientifico, col moralismo, con una filosofia, è come avere la scienza e negare la filosofia, negare la religione. Infatti ci sono persone che hanno la scienza e poi se hai la scienza, come fai a negare che c'è gente che pensa a Dio, c'è gente che pensa all'io, c'è gente. Perché? Perché ancora non. Perché siamo quello, siamo quelli. Non tutti. Sì, fino a quando si pratica questo. Tutti, anch'io, infatti. Vedi i video di prima.
soprattutto tappi. Lo butto.